Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format video realizzato per il blog gerardopaterna.com. Di Instant Buyer ti ho già parlato diverse volte, si tratta ormai di un trend consolidato sia in Europa che in Italia. Oggi però torniamo a parlare di questa tipologia di investitori e di quale impatto potranno avere sul mercato immobiliare. Lo facciamo con Laila De Berto, amministratore delegato di Income Trading che opera nel mercato di Milano col brand commerciale Casa Cash. Laila, buongiorno e bentrovata. Ciao Gerardo, buongiorno. Buongiorno. Da protagonista del mondo bancario, consulenziale, assicurativo legato al credito, all'investimento immobiliare con l'instant buyer Casa Cash. Ci racconti questo viaggio? È un viaggio importante, un viaggio lungo, perché diciamo che è un viaggio intrapreso negli ultimi 20 anni, indubbiamente dopo un percorso di studi e alcune attività che diciamo poco avevano a che fare con i mondi finanziari, bancari, assicurativi e con la consulenza di direzione che personalmente porto avanti da oltre 20 anni, ci siamo ritrovati poi in un mondo creditizio e immobiliare che piano piano ci ha avvicinato al progetto Casa Cash. Io personalmente, come sai, ho un'esperienza nella consulenza di direzione nello sviluppo delle società, in particolar modo quindi nell'ambito dei processi attivi che abbiamo applicato prevalentemente nell'ambito di grossi progetti bancari, grossi progetti assicurativi. I principali sono stati la costruzione di banche generali e la globalizzazione di tutta Intesa San Paolo, quindi a cominciare da Banco Ambrosiano Veneto fino ad arrivare a San Paolo dal punto di vista banca assicurativo. Chiaramente questo ci ha avvicinato molto al mondo del credito. Il mondo del credito, sai benissimo, che va a braccetto col mondo immobiliare, ed eccoci in questa nuova sfida che ha in realtà un legame forte, perché io per diversi anni in ambito creditizio sono stata consulente di quello che oggi è presidente di Income Trading, che è Marco Galliena, che sappiamo essere stato un noto imprenditore in ambito immobiliare creditizio. Ci siamo ritrovati, abbiamo iniziato una progettazione molto attenta e molto forte, stando estremamente focalizzati su tutti quelli che potevano essere i punti di criticità che derivano poi da una nostra esperienza, no? E siamo arrivati a costruire questo nuovo progetto che è appunto Income Trading, che utilizza poi, come dicevi correttamente, Casa Cash come brand commerciale sul mercato mondiale. Ecco, torniamo un attimo su Casa Cash, perché c'è un claim che mi interessa, che mi ha incuriosito, no? Si definisce l'instant buyer di quartiere. È un vezzo di comunicazione oppure è una nota distintiva? No, assolutamente, vuole essere una nota distintiva, vuole essere il posizionamento della società. Noi vogliamo essere molto capillari, conoscere molto bene le zone in cui operiamo, i quartieri, le vie, i singoli immobili, i singoli civici. Operiamo, peraltro questo credo che vada sottolineato, esclusivamente a Milano in questo momento, quindi il fatto di definirci instant buyer di quartiere credo che sia esplicativo rispetto a questa modalità operativa, che è poi esattamente il nostro modello di business. Prima di parlare meglio del posizionamento e di chi c'è dietro questa azienda, volevo da te un parere, no, sull'impatto che l'iBuyer avrà nel mercato immobiliare e come evolverà quindi questo tipo di questo archetipo di investimento. Ma sai Gerardo, allora, l'instant buyer in Italia è sicuramente un new business. Quindi come tale, se facciamo riferimento a altri nuovi business che sono entrati
in Italia negli anni precedenti, scusami, avrà sicuramente un'evoluzione, no? Quindi avrà un'evoluzione, questo lo stiamo già vedendo, sull'acquisto di immobili. In questo momento gli stand buyer è focalizzato su immobili prevalentemente residenziali di grandi metrature, si stanno affiancando immobili non residenziali, quindi uffici, immobili commerciali che vengono valutati e che vengono poi trasformati in immobili residenziali, e stanno anche nascendo nuove opportunità, prime opportunità in ambito nuove costruzioni. Quindi già qui comunque direi che nell'applicazione il modello evolverà, ma evolverà anche, a mio avviso, nell'ambito di una selezione di servizi complementari, perché è chiaro che più prenderà piede, più sarà necessario affiancare supporti e business e servizi che, come dire, facilitino e sviluppino ulteriormente l'applicazione del modello degli stand buyer. Quello che io vedo al momento più vicino e più utile è, per esempio, la tutela del venditore che quindi vende l'immobile agli stand buyer, o degli acquirenti che acquistano poi immobili frazionati, ristrutturati, rimessi in vendita, tutele che dovrebbero riguardare la capacità reddituale, la tutela del tenore di vita della famiglia, e questa cosa potrebbe anche essere estesa alla tutela della salute della singola persona o del nucleo familiare. Questo potrebbe consentire di, affiancare, tenere a braccetto gli attori che poi chiaramente si rivolgono agli stand buyer, che generalmente hanno un rapporto con gli stand buyer molto breve, in quanto si esaurisce generalmente all'atto poi di vendita, quindi all'arrogito. In questo modo si creerebbero, dei continui punti di incontro, un affiancamento oltre il momento di vendita o d'acquisto. E ritengo che possa essere un servizio molto utile. Chiaramente io lo ritengo, nel caso in cui fosse omaggiato al venditore e agli acquirenti, nel nostro caso questi servizi sono già stati studiati e messi a punto e verranno omaggiati sia al venditore che agli acquirenti dei nostri immobili. Possiamo dire che la relazione vera comincia dopo la transazione, in questo caso? Sì, direi proprio di sì. È anche importante capire poi quali possano essere i partner che supportano questo tipo di attività. Devono essere partner sicuramente molto seri, molto capaci, che hanno proprio anche la capacità di affiancarci in un periodo più lungo. Nel nostro caso lo possiamo assolutamente dire, visto che l'abbiamo già dichiarato nel primo comunicato stampa, i partner principali sono AXA per quanto riguarda le tutele e AON per quanto riguarda tutti i servizi di brokeraggio. Parliamo un attimo dell'azienda, quindi di chi c'è dietro, del posizionamento e delle tipologie anche immobiliari sulle quali vi state soffermando in modo un pochettino più dettagliato. Allora, dietro all'azienda ci sono tre founders che hanno, voluto fortemente arrivare sul mercato e gestire tutti i mesi di progettazione che sono stati svariati ed importanti dal punto di vista dell'impegno. Il presidente Marco Galliena, l'altro amministratore delegato, oltre a me, Edoardo Tranchini, che si occupa più che altro insieme a Marco del reperimento delle operazioni immobiliari. Ai founders si sono chiaramente affiancati ulteriori soci all'interno della principale società operativa, direi anche
molto importanti dal punto di vista dei loro ruoli sul mercato, e qui ti sto parlando della struttura societaria. Se invece ci riferiamo ai supporti, quindi a chi c'è dietro al sostegno delle operazioni immobiliari, ci sono al momento investitori privati, quindi in questo momento tutte le operazioni di income trading sono sostenute da nostri investitori che credono sicuramente nel mercato immobiliare, che credono nel sottostante che c'è chiaramente rispetto alla singola operazione alla quale aderiscono, e che ritengono i risultati finali, quindi i ritorni dalle singole operazioni, estremamente interessanti se li mettiamo in relazione con un mercato finanziario che oggi è abbastanza piatto, quindi che non ha particolari ritorni interessanti se consideriamo investimenti ovviamente non ad alto rischio. Noi continueremo con i nostri investitori privati nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Abbiamo la volontà di rimanere almeno per 24-36 mesi sul mercato milanese, e quindi abbiamo una volontà di espandere ulteriormente il nostro parco di investitori, che chiaramente è già attivo ed è già nel 2021 direi abbastanza significativo. Ecco, è curiosa questa scelta, diciamo così, dell'investitore privato rispetto magari a un investitore istituzionale, ecco. Essendo un business che brucia molta cassa, è degno di nota, è distintiva, ecco, questa scelta verso l'investitore privato. C'è una strategia dietro, una scelta di altro tipo? C'è una scelta, Gerardo, una scelta che a mio avviso è più dettata dalle caratteristiche sia dei founders che dei soci di business che sono entrati negli ultimi mesi. Non so se purtroppo, per fortuna, siamo tutti senior, quindi voglio dire, siamo tutti personaggi con un'esperienza molto forte nei loro singoli ambiti, quindi Marco aveva già una serie di investitori che lo seguivano da qualche tempo. Riteniamo che la nostra proposta sia molto gradita e molto interessante per persone che vogliono diversificare i loro investimenti, che vogliono ritorni significativi nell'arco, oltretutto, di un periodo di tempo abbastanza ridotto, perché il nostro arco temporale di riferimento è 12 mesi, quindi comunque direi abbastanza contenuto. Abbiamo ovviamente un business plan, abbiamo anche dichiarato che ovviamente ci porterà a una valorizzazione di immobili sul mercato sempre maggiore, no? Quindi abbiamo stimato che nell'arco del primo triennio investiremo circa 150 milioni. Qui sicuramente dovremo pensare in un prossimo futuro ad affiancare anche ulteriori forme, no, di supporto economico, finanziario. Sì, sicuramente, però stiamo valutando un primo ambito sicuramente potrebbe essere quello creditizio. Stiamo anche valutando ambiti estremamente innovativi, quindi sì, ci saranno, non subito, ma quando poi avremo le idee chiare lo condivideremo, lo dichiareremo. Va bene, va bene. E, ecco, parliamo di agenti immobiliari, no? Quali sono le sinergie che state sviluppando con gli agenti? So che tenete a questa relazione in modo importante e particolare, perché è fortemente correlata con il vostro business e con le opportunità di crescita reciproca. Ci vuoi raccontare questo aspetto? Assolutamente. Gli agenti immobiliari rappresentano per noi un asset imprescindibile, perché nel momento in cui l'obiettivo è quello di mappare la singola zona, la singola via, il singolo quartiere, credo che il coinvolgimento di agenti immobiliari di quartiere con una grande esperienza nelle singole zone che sono di particolare
nostro interesse in questo momento sia non solo utile ma necessario. Quindi rispetto a ciò noi abbiamo sempre da subito dichiarato un'apertura alla collaborazione continuativa con agenti che chiaramente siano altamente professionali e che condividano questa opportunità, dandoci anche, come dire, un arco temporale, una prospettiva di collaborazione medio-lunga. Per questo non solo chiaramente siamo disponibili a una remunerazione nei confronti degli agenti immobiliari top di mercato, ma siamo anche molto attenti a, come dire, incentivazioni di vario genere. In questo momento la prima cosa che abbiamo messo in campo è proprio una serie di premi di incentivazione che poi si traducono in premi sia utili che anche lussuosi, quindi a seconda del livello di operazioni raggiunto, che a mio avviso possono proprio fidelizzare il rapporto e rendere sempre più stretta la collaborazione. Se vuoi ti faccio qualche esempio. Sì, certo. A partire da un volume di 500.000 euro di operazioni immobiliari chiuse nell'ambito dell'anno, quindi 12 mesi, partiamo con premi che riguardano più che altro l'attività, il supporto all'attività, con tutta una serie di contributi declinabili, che però si tramutano in premi di lusso a partire dai 2, 3, 4, 5 fino a 10 milioni di operazioni chiuse nell'anno e che danno accesso o a oggetti molto particolari, quindi orologi, piuttosto che a esperienze molto belle, quindi viaggi di lusso, anche per esempio corsi di guida molto particolari, fino ad arrivare a icone del lusso a 10 milioni di operazioni concluse nell'ambito dei 12 mesi, ipotizziamo di omaggiare una Porsche 911, quindi diciamo che saliamo un super programma fedeltà questo qui. Ecco. È un programma fedeltà che procuriamo che possa incentivare soprattutto all'inizio gli agenti immobiliari, non deve spingerli ovviamente solo quello, ma anche la nostra serietà, la nostra attenzione, la nostra professionalità. Però credo che possa essere interessante perché è altamente motivazionale. Nel primo meeting, nel primo evento che abbiamo organizzato qualche settimana fa, il 15 di ottobre, che peraltro poi è moderato, rivolto proprio a una piccola platea di agenti immobiliari milanesi, abbiamo avuto l'onore di premiare il primo ambassador agente immobiliare Casa Cash, che ha raggiunto il livello di 2 milioni di operazioni chiuse nell'ambito del 2020. Sì, è vero. Ricordo, fortunato vincitore di un Omega Speedmaster. Ecco, sì. Certo. Quindi, focalizzazione sul territorio, servizi complementari in partenza, quindi quelli assicurativi con partner top, sinergie forti, quindi con gli agenti immobiliari e premialità legate proprio alle prestazioni. Cosa vi serve a questo punto per crescere e quali sono le prossime mosse? Allora Gerardo, cosa ci serve per crescere? I due asset principali, quindi da una parte operazioni immobiliari che andremo a ricercare sempre più, ovviamente anche quello che ti dicevo prima, quindi nell'ambito di uffici o di nuove costruzioni. Stiamo aumentando progressivamente il nostro ticket medio sulle operazioni e quindi qui contiamo anche in una forte collaborazione con tutti gli agenti immobiliari milanesi che vorranno affiancarsi al progetto Casa Cash. Ovviamente stiamo ampliando il nostro parco di investitori privati, che va chiaramente di pari passo con le operazioni.
E questi credo che siano i principali due ingredienti per il 2022, anno nel quale abbiamo un obiettivo di investito di 35 milioni, quindi più che raddoppiamo il 2021, l'abbiamo scritto ovunque a un obiettivo di 15 che abbiamo pressoché raggiunto. Poi cosa dirti altro? Amplieremo le zone, quindi noi in questo momento siamo focalizzati su 5 zone milanesi che sono Viale Monza, Viale Padova, Città Studi, Stazione Centrale e alcune aree precise della zona San Siro. Ovviamente mapperemo anche altre zone, quindi implementeremo queste e ne affiancheremo di nuove. Ulteriore ingrediente che sicuramente verrà messo in campo nel 2022 sono ulteriori collaboratori, ulteriori risorse umane che entreranno all'interno delle aree principali di Incontrady. Credo che sia tutto, ma credo che sia anche sia tanto, parecchio sia dal tanto. Punto di vista realizzativo. Bene, allora, come ricordo sempre agli agenti immobiliari, è importante, come già avviene peraltro negli Stati Uniti, che al proprio cliente, quando si acquisisce un immobile, possa essere offerta anche la possibilità, oltre alla vendita tradizionale, anche la possibilità di ricevere un'offerta istantanea, quindi da parte di un instant buyer, perché questo in qualche modo accelera anche delle possibilità, ecco, di compravendere, e può essere un'opportunità in più che fa sempre bene al business. Laila, io ti ringrazio per la disponibilità e questa testimonianza quindi vera, no, sull'azienda, sul lavoro che state facendo. E ovviamente ti aspetto allo Sgabello in occasione dei prossimi aggiornamenti. Siamo assolutamente disponibili, ti ringraziamo infinitamente e speriamo di vederci presto con delle ulteriori novità da poter assolutamente condividere. Sì. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo attraverso lo Sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello@geraldopaterna.com. Al prossimo video!